animata al Castello Malgrat con un castello per tutti. Giornata molto animata, sono molto contenta di questo risultato. Abbiamo lavorato parecchio, l'Associazione Amici del Castello insieme a Obiettivo News hanno veramente fatto di tutto per mettere insieme tante culture. L'idea era proprio aprire il castello a tutti, mettere insieme tutti e dimostrare che conoscere altre culture è solo un arricchimento, non è assolutamente nulla di male, anzi, sono molto contenta anche della partecipazione delle associazioni sanitarie, associazioni assistenziali, sportive, culturali, musicali, c'è stato veramente di tutto, un gran risultato. Siamo molto contenti e non vorrei arrischiare troppo, ma direi che potremmo riproporlo il prossimo anno. L'idea è quella di avere un appuntamento fisso al castello con un castello per tutti. Prossime iniziative? Tante iniziative. Quest'anno abbiamo un maggio e un giugno ricco di iniziative. La più vicina è domenica prossima con la partecipazione di Emergency, Programma Italia, un incontro con i volontari e i ragazzi dell'Istituto Moro e con la proiezione del cortometraggio Life in Italy is OK. Dal sabato successivo una serie di spettacoli teatrali, visite guidate, l'adotto un monumento, una classe intera dell'Istituto Gozzano, una seconda media, la seconda D, ha deciso di adottare il nostro monumento e quindi saranno loro le guide per quel giorno e noi non vediamo l'ora di avere il ricambio. Shabbat.